questo stadio lei ha tolto la Coppa Italia, in questo stadio all'esordio una doppietta splendida, la vittoria. Ma sì, dai, è andata bene oggi, Coppa Italia ormai è andata, quindi è un ricordo che mi rimarrà a me, però come mi rimarrà questa giornata che è indelebile, nel senso che sognavo un esordio così, è andato bene, ho fatto due gol, è arrivata la vittoria, quindi non si poteva chiedere di più. Senti, fisicamente come stai? Ma bene, nel senso che allenato mi sono sempre allenato, l'unico problema è che non ho ritmo partita perché nel precampionato ho fatto poche amichevoli o comunque qualche amichevole mi manda massimo 45 minuti, quindi i 90 minuti ancora sicuramente non li ho, quindi mi alleno per prendere prima possibile il ritmo e poi speriamo di entrare in campo il prima possibile. Alessandro, che gruppo hai trovato? Ma il gruppo unito, sinceramente, sono tutti bravi ragazzi, tutti ottimi giocatori e c'è voglia di far bene da parte di tutti, quindi ho trovato sicuramente un ottimo gruppo. Ale, ho giocato tanto per l'Italia, grandi squadre, adesso arriva la Lazio per te è un punto d'arrivo. Sì, purtroppo sono ancora in prestito, quindi dire un punto di arrivo. Beh, però la possibilità di rimanere qui, insomma, no? Comunque, ma io sinceramente penso al presente, non penso adesso al futuro, penso a far bene. Poi io voglio conquistare appunto questa maglia con le prestazioni e con i gol. Oggi mi godo questa giornata e adesso penso giovedì con la voglia di ripetermi. Ti sei fatto un'idea di dove può arrivare questa squadra? Ma la squadra è forte, è una squadra che è arrivata terza l'anno scorso, quindi non è una cosa da sottovalutare. Ha mantenuto tutti i giocatori più forti, si è rafforzata con qualche giocatore e quindi può giocarsela per sicuramente un posto in Europa. Poi il campionato è lungo e adesso siamo solo alla terza giornata. Partita scorbutica quella di oggi, no? Sì, partita strana, nel senso che a parte il tempo che comunque condiziona un po' il gioco, però abbiamo trovato un Udinese che comunque è una buona squadra, si era chiusa bene nel primo tempo e poi siamo stati bravi noi a sfruttare, a mantenere il vantaggio e poi a tenere il possesso. Si può dire che Brocchi e Vieri ti hanno consigliato bene, l'hanno detto anche loro in settimana? No, ma loro sono amici e sono contenti per quello che ho fatto, per dove sono, quindi c'è solo felicità da parte mia. Grazie. E vi ringrazio. Ciao.